L'ottimista con Ennio Doris. Signor Doris, buona settimana, ben ritrovato. Buona settimana a tutti voi, a tutti i telespettatori e ascoltatori. Senta Doris, ci sono notizie di questo ipotetico aumento dell'IVA di un altro punto a luglio, quindi dal 21 attuale si va al 22, insomma che prospettive si hanno se davvero l'IVA aumentasse nuovamente, secondo lei? Guardi, io credo che certo se l'aumentano è di nuovo una botta alla ripresa economica, ma io voglio sottolineare che ormai sta cambiando l'atteggiamento sia a Roma ma soprattutto a Bruxelles. Pensiamo all'IMU che intanto è stata sospesa e sicuramente verrà tolta, partiamo da quella. Credo che debbano decidere entro il 31 agosto. Sì. Bruxelles ormai è orientata a una maggiore flessibilità, io credo che se sospendono l'IVA fino al 31 agosto in maniera da fare un unico piano sarebbe una cosa molto molto buona. Ma io voglio sottolineare che ormai si parla sempre di più di maggiore flessibilità. L'unico ostacolo che ancora rimane è che in Germania ci sono le elezioni a settembre e quindi la Germania teme da Merkel di perdere voti se accetta maggiore flessibilità, ma io credo che dopo quelle elezioni le cose cambieranno. Però al di là di quello che decideranno a Roma o a Bruxelles, io voglio fare un appello che è questo. Sono stato la scorsa settimana al convegno nazionale dei concessionari d'auto. E allora là è stato fatto vedere come l'economia va male, e cioè la disoccupazione che negli ultimi 4 anni è passata dall'8 al 12%, e come questo abbia influito sul forte calo di vendite delle automobili, calo a due cifre ormai da 3-4 anni di fila, per cui siamo un 30-40%, non so quanto esattamente, sotto a quello che era il ritmo a cui eravamo arrivati. Allora io voglio fare questa osservazione. La disoccupazione è passata dall'8 al 12, il che significa che gli occupati sono passati dal 92 all'88%. Siccome sono gli occupati quelli che sono il mercato delle automobili, è evidente che un po' di calo ci poteva essere, ma non certo tutto quello che c'è stato. Allora tutto il calo che c'è stato a che cosa è dovuto? Alla paura, al pessimismo. E difatti il calo dei consumi è in parte derivato dalle famiglie che hanno perso il lavoro e non ce la fanno, ma in parte ancora maggiore da chi ce la fa ma per paura spende meno. E io questo lo vedo, perché questo fa aumentare il risparmio, vedo come banca che stiamo raccogliendo cifre come mai nel passato, il che vuol dire che la gente mette via di più soldi perché ha paura. Allora io voglio dire a queste persone, a quelle che non spendono per paura, voglio dire questo: pensate all'automobile. L'automobile che si vende oggi consuma meno rispetto a quelle del passato, ormai generalmente è questo, e si va meno dal meccanico, quindi se uno cambia automobile ha un costo che è nettamente inferiore a quello che pensa, perché recupera gran parte del denaro con meno costi di riparazione e meno consumi. Poi sono più sicure le automobili di oggi, per tenuta di strada, per più airbag, eccetera. E quanto vale la vita di ognuno di noi? E io dico, ma se io posso, e quindi posso permettermi di cambiare l'auto, bando a questi pessimismi, la crisi che non finisce, non è ancora stata inventata, quindi io invito le persone che possono a fare questo, a guardare con un atteggiamento diverso, spendere quindi qualcosa in più chi può, e in questo modo, oltre che a soddisfare qualche esigenza, dà un contributo alla ripresa economica. Voglio solo far riflettere, quando cambiamo l'auto e ce la guardiamo, il sorriso delle persone, cioè è un momento di gioia, perché privarsene solo per paure del futuro che non hanno, per la maggior parte delle persone, ragione di essere. Questo è io quello che dico, quindi al di là di quello che ci deciderà Bruxelles e di conseguenza Roma, chi può, fuori da questo pessimismo, guardiamo il futuro con un po' di più serenità. E ho parlato dell'automobile, come potrei parlare del vestito, delle scarpe, di qualunque altra cosa, guardiamo con un po' di più serenità, riprendiamo a vivere con tranquillità e da là partire un'iniziativa dal basso che farà riprendere l'economia con tutto il circolo virtuoso che si può mettere in moto. Signor Doris, ci troviamo lunedì prossimo.
a lunedì e guardiamo al futuro di questa settimana e delle prossime con un sorriso. Qui sempre, grazie, alla prossima. Saluto a tutti.